Ottimo pareggio del Prato nell'ultima giornata sul campo del Lauretto, ma la formazione di Caringi ottiene un punto che le serve per ottenere la salvezza diretta. Dunque una partita molto bella combattuta da parte dei nerostellati. La gara si presentava difficile per il Prato dopo una settimana burrascosa, dopo la pesante sconfitta contro la Viscerippa, e il Prato era cacciato proprio di quel punto che le serviva per ottenere la salvezza e la permanenza nel campionato di promozione. Ma andiamo con ordine. Nel Prato recuperava pendenza dopo il turno di squalifica, però perdeva Bassano al centro della difesa, al suo posto Di Cioccio. La formazione di Caringi fatica un po' a inizio di partita a calibrare. La prima occasione da gol della partita è dell'Auretum. Su cross di Franchi, Ferrandina cercava il colpo di testa da due passi, la palla invece alta sulla traversa. Al 23esimo si sveglia il Prato e si sveglia soprattutto Fabrizio Vitone, il migliore in assoluto nella formazione Peligna, fino a quando ce l'ha fatta. Su cross di Vitone, De Carolis, colpo di testa al termine alto sulla traversa. Al 27esimo l'Auretum in vantaggio con Ferrandina. Un cross morbido da parte di Pavese dentro l'area di rigore. Tocco involontario di Giannantonio che serve sul piatto d'oro la palla a Ferrandina che da due passi batte zampa corta per l'1-0. La doccia fredda per i pratolani. Ma il Pratola comunque non si perde d'animo. Al 34esimo è sempre con Mitone che si inserisce tra due difensori dopo un errato disimpegno da difesa dell'Auretum e da due passi tira debolmente parato da Chessari. Al 41esimo ancora il Prato vicino al vantaggio, ancora con De Carolis che si smarca benissimo e serve al centro un cross corto per pendenza, il tiro di prima intenzione dell'attaccante, ottimo l'intervento invece di Chessari in angolo. Si chiude il primo tempo. Il secondo tempo si apre con il Prato che cerca ancora il gol del pareggio. Al secondo minuto Vitone si inserisce molto bene dalle retrovie dentro l'area di rigore e batte a botta sicura. Chessari respinge il pallone di piede. Al sesto minuto invece break dell'Auretum con Ferrandina al limite dell'area, girata prontissima del forte attaccante dell'Auretum e palla che colpisce la traversa con zampa corta battuto. Al 18esimo il pareggio della formazione pratolana. Tiberi dalla tre quarti vede il portiere Chessari fuori dai pali e lo batte con un delizioso pallonetto in delirio la panchina del Pratola. Al 30esimo Vitone manda sull'esterno della rete. Al 35esimo l'ultima occasione della partita è ancora per il Pratola. Coccovilli batte a botta sicura. Dopo quasi 7 minuti di recupero l'arbitro Paolucci, che espelle al 49esimo Caringi, che aveva allontanato il pallone con i piedi, decreta la fine della partita. Un risultato importante per il Pratola, un pareggio che serve per mantenere questo campionato e questa categoria. Sono contento per la società, per il paese che rimane in promozione. Sono contentissimo per i ragazzi perché veramente ne hanno passato brutti momenti. Devo essere sincero, ho passato un periodo, questi 2 mesi sono stati tremendi, però alla fine ecco, un po' la sfortuna, un po' oggi la fortuna con quel gol molto fortunoso, siamo riusciti a salvarci senza andare ai play-out. Per come sono andate poi le altre partite ci serviva poco anche la vittoria, in questo noi ci abbiamo provato fino alla fine tenendo fede a quello che è, penso, una delle regole più importanti dello sport, cioè la lealtà sportiva. Quindi abbiamo fatto la nostra partita, ci abbiamo provato e abbiamo subito un gol un po' discutibile, un gol fortunoso. Contro il Prato ci dice proprio male, anche all'andata Pendenza fece un gol da 40 metri e oggi è andata così, pazienza, mi dispiace perché volevamo chiudere in bellezza questo campionato. Ripeto, l'ho detto a più interviste, ho avuto la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi, oltre a essere giovani, anche disponibili al lavoro e al sacrificio, attraverso, ripeto, sempre tantissime difficoltà. E la cosa che mi dispiace veramente è chiuderla questa stagione, perché comunque non ci rivediamo adesso durante le settimane, quindi la vivremo un po' meno. Però gli voglio fare un complimento veramente a tutta la mia squadra, in toto, ringrazio tutti dal primo all'ultimo, la grandissima disponibilità. Oggi ha giocato di nuovo anche un ragazzo 96 che si sono ben comportati, anche gli altri, anche i 95 che hanno giocato, quindi è stata un'annata bellissima sotto tutti i punti di vista. Chiaramente un pizzico di fortuna potevamo fare qualcosa, vuol dire che il calcio ci ridarà qualcos'altro negli anni futuri.